Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro i miei acquisti fatti ovviamente per i saldi estivi e vi mostro subito cosa ho acquistato. Da motivi e all'interno ho visto una gonna di cui mi sono innamorata, infatti ero un po' incerta nell'acquistarla, ma poi alla fine l'ho acquistata e sto parlando appunto di questa tipologia di gonna che io adoro particolarmente. Un tessuto straordinario, è bianca e ovviamente è anche un po' luminoso. Non so se si vede in camera, però è davvero straordinario. Stringe tantissimo e devo dire che questa gonna messa magari con un top, e magari metterò anche una giacca, quindi la metterò sicuramente più là, andrà alquanto benissimo. Magari sfruttare qualche festa che dovrò andare e non ho esitato ad acquistarla. Questa qui ovviamente costava, vi dico subito, c'è anche un bottone di cambio che è un'ottima cosa, 85,90 prezzo retail, prezzo outlet 59,90 e io l'ho pagata 30 euro. Infatti qui c'è lo scontrino, 29,90 praticamente. 29,90. Ho aggiunto alla mia lista un'altra cosa molto carina in un altro negozio che è Camomilla. E ovviamente io adoro le buste proprio dei negozi. E ho acquistato ovviamente le scarpe, un bikini per il mare, sono alquanto carine e sono quelle lì in plastica che io ovviamente vado proprio comoda. Infatti c'è anche lo stemma di camomilla, all'interno c'è scritto camomilla. Queste qui sono venute davvero scontatissime e le ho pagate infatti 6,50 euro. 6,50 euro, che è veramente un qualcosa di eccezionale. Ne ho voluto approfittare. Sono pronta a mettere. Mi serviva un pezzo per quanto riguarda appunto il costume, un pezzo di sotto. Avevo soltanto un pezzo di sopra che avevo comprato tipo l'anno scorso e quindi mi mancava la parte sotto e ho visto che si avvicinava moltissimo anche per il tessuto, la qualità da Zuigi ed ho acquistato appunto questa mutandina lato sotto, infatti questo tessuto qui brillantinato a soli 5 euro da Zuigi. Scontatissimo direi. Poi da Piazza Italia ho acquistato diverse volte, cioè una volta ho acquistato una cosa e un'altra volta ho acquistato un'altra. Infatti ho acquistato queste qui, ovviamente queste scarpe costavano 17 al 60% 7 euro. Hanno un elastico nel retro, quindi facile da applicare e non scappano sicuramente, però possiamo tenere sia la comodità che l'eleganza ed è un colore ovviamente nude. Che va bene ovviamente su ogni outfit. Queste soltanto 7 euro. Ne approfittate. Parte invece questo bermuda di questo colore qui, molto bello, tabacco. E ovviamente questo qui l'ho pagato 15 euro anziché 20, c'era il 25%. Quindi è un bel tessuto, indossato, mi piaceva tantissimo e ne ho approfittato. Quindi anche qui dovrò fare un bel completo con un bel top. Mentre un'altra cosina è stata questa maglia t-shirt, molto semplice da mettere ovviamente tutti i giorni, magari per il mare. Il tessuto è questo. Questa qui l'ho pagata 8 invece. 8 euro non c'era sconto, però per la qualità che mi piace tantissimo. L'ho presa comunque nonostante non ci fosse il saldo. Scarpe scarpe invece ho trovato veramente una convenienza del poco fantastica perché lì c'era il 70% o addirittura alcune cosine a 5 euro, però io ho approfittato del 70%. Infatti ho preso questa tipologia di scarpe che ora vi mostro, 44,99 col 70%, sono andata a pagarle 13,50. Infatti sono scarpe aperte in vera pelle di Alesia, perché
penso che si pronunci così, e Vera Pelle c'è scritto qui. Sono comode, belle, presentabili e ovviamente un colore che adoro e amo mettere sotto molti outfit, quindi è davvero straordinario. E sono rimasta davvero contenta di queste scarpe, anche perché da 45, 44,99 a 13,50 è un affarone. E quindi anche questo è stato un bel acquisto. Invece da Deichmann Plus invece c'è al 50 e delle scarpe aperte messe di solito nei lati, anziché 19,99 ho pagato il 50%, quindi 9,99. E ovviamente sono scarpe anche queste di un'ottima qualità, devo dire, che ha tutte queste conchiglie che ho amato subito, o perché amo quelle fantastiche cavigliere con le conchiglie e quant'altro, ho amato anche queste. Questo è un colore nude, molto comode, oddio, forse dietro meno comode perché comunque sono basse, però l'ho provata già una volta e mi sono trovata stra benissimo e già penso di fare tantissimi outfit anche con questa, che porterò sicuramente in vacanza. Voglio approfittare anche del fatto che mi siano arrivate le scarpe della Puma su Amazon. Anche qui c'è stato il saldo, perché di solito costano sui 45, infatti invece di pagarle sui 45 ho pagato sui 27 euro. C'era un altro modello che costava sui 22, però io preferivo questo qui tutta bianca e con una sola scritta, ovviamente leggera. E se fosse stato anche dorato mi piaceva, ma non era scontata. Però così è ancora più bella perché è molto più semplice, quindi semplicissima. E non vedo l'ora di provarla e metterla sotto ai vestitini. Non poteva mancare il giubbino di jeans che ho girato tutti i negozi, ma alla fine sono andata sempre lì, ovvero da Stradivarius. E ho acquistato questo giubbino. Ovviamente c'era sia di questo colore che un po' più scuro, pure era carino, però ho preferito chiaro nel metterlo su tutto, magari anche sui vestitini, ed è molto fattibile. Però questo qui non mi veniva scontato, ho atteso anche un bel po', ma non è sceso di prezzo. Infatti l'ho pagato a prezzo pieno, che è venuto sui 32,99. E vabbè, ho detto fa niente, lo volevo così tanto, è abbastanza corto in vita, ma non troppo, e addirittura ho preso una XS perché calzano abbastanza larghi, quindi lo preferisco che calzano un pochino in meno, e poi anche la manica è bella larga e non vedo l'ora di indossarlo. Poi infine c'è Primark. Come potremmo far mancare Primark una volta che ce l'abbiamo? Io ho approfittato di alcune cosine, tra cui Telomare, che costa sui 6, c'erano anche altre tipologie, costavano di più sicuramente, però questa 6, esatto, questa qui 6. Poi c'era questo cuscinetto, perché ogni volta che prendo l'aereo sono scomoda, magari ho la testa penzolante se mi addormento, e preferisco mettere questo cuscinetto, e già so che il mio ragazzo me lo chiederà o magari mi dirà: perché non l'hai acquistato anche me? E vedremo. Vedete la comodità di questo cuscinetto che costa solo 7 euro. Ed è scritto qua. E poi come far mancare invece le mini size. Noi possiamo riempire ovviamente ogni cosa. Non so ancora se portarle o meno, però per molte cose è molto comodo. Del tipo la crema, non so, un doposole, qualcos'altro, in modo tale da portare sempre quelle lì grandi, soprattutto i prodotti che sai di utilizzare meno. Questo qui 1,50 euro, tutto il completo. Ho sempre voluto acquistare, questa volta ne ho approfittato. Ho
Ovviamente questi erano gli acquisti, ci sono stati dei saldi che mi hanno davvero colpito maggiormente, ovviamente tutto ciò che ho acquistato mi hanno davvero contentata. Gli acquisti dei capi di abbigliamento sono stati molto meno, anche perché mi sono concentrata più su altre cose, magari dove c'era maggiore sconto e quello di cui avevo bisogno di più. Spero che i prodotti vi siano piaciuti. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video. Se vi è piaciuto qualcosa in particolare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E non dimenticate, come per ogni volta che ve lo dico, di iscrivermi al canale qui sotto e attivando la campanellina delle notifiche, in modo tale che ogni volta che uscirà il mio video sarete avvisati e voi ovviamente ne gusterete il piacere del mio video. E ciò è tutto, e io vi saluto, vi auguro buone vacanze e ci vedremo sicuramente più in là con un mio video, magari del viaggio. Ciao!